Grazie Presidente, caro Sottosegretario, da questi interventi, oltre ad averle dato il benvenuto, no, da parte di tutti i gruppi, io credo pure che, diciamo, il compito molto gravoso che l'aspetta è altrettanto evidente. Chiaramente, diciamo, coloro i quali sono intervenuti, non soltanto oggi ma anche i giorni scorsi, hanno sottolineato in maniera univoca i problemi che sta passando lo sport, gli impianti sportivi e quindi di conseguenza i cittadini italiani. Noi siamo oggi qui a dichiarare i gruppi il proprio voto a favore, quindi all'approvazione di questo decreto, quindi Forza Italia ovviamente non farà mancare il proprio sostegno a questo decreto, il cui testo, diciamo, chiarisce e evita ulteriori polemiche o incomprensioni circa il concetto apprezzato da tutti, che è l'autonomia del sistema sportivo, che abbiamo sentito, garantito ovviamente dall'appartenenza del nostro Comitato Olimpico Nazionale al Comitato Olimpico Internazionale, con tutto ciò che prevede la Carta Olimpica. Preme però a me, per una questione proprio di correttezza, sottolineare che il problema che riguarda, e questo lo voglio dire anche all'amico Mollicone che ha parlato precedentemente, quindi il problema dell'autonomia non è tanto nella presenza di una istituzione pubblica, Sport e Salute, che affianca in alcune operatività funzionali ciò che già rappresenta il CONI come federazioni delle federazioni. Lei sa, sottosegretario, che in Inghilterra la società pubblica dello Stato UK Sport si occupa in modo simile di quello che si occupa Sport e Salute in Italia. Lei sa che in tanti paesi europei, rimanendo nei nostri confini del nostro continente, sono i dipartimenti dei ministeri o sono i dottorati dello sport o sono delle istituzioni, anch'esse pubbliche, che si interessano sul piano, diciamo, funzionale del diritto allo sport e del finanziamento alle federazioni e agli organismi sportivi di quegli stati. Quindi il problema della indipendenza del Comitati Olimpici Nazionali non è che passa, diciamo, a secondo se esistono altre istituzioni dello Stato che si interessano allo sport. Anzi, dal mio punto di vista, credo che è bene che lo Stato, che il Governo, in modo chiaro e limpido si interessi appunto dell'attività motoria dei nostri cittadini. Il problema che viene affrontato nell'ambito di questo decreto fondamentalmente è il fatto che la pianta organica del Comitato Olimpico sia indipendente. Anche questo credo che ha la sua logica e quindi correttamente noi votiamo a favore a questo provvedimento, tenendo però presente che il Comitato Olimpico Italiano già dal 2002 con la riforma Tremonti aveva tutto il personale del CONI che faceva riferimento dal punto di vista formale alla società CONI Servizi S.p.A. Qui potremmo dire che il vertice della CONI Servizi S.p.A. era indicata dal Comitato Olimpico, ma dal punto di vista giuridico non è cambiato molto. Quindi, perfetto però questo chiarimento, perché dobbiamo uscire dall'equivoco o dalla polemica che non ha nessun significato al cospetto dei gravosi e drammatici problemi che oggi ha lo sport in Italia. Quindi io vorrei completare il mio intervento, l'hanno già fatto i miei colleghi, quindi siamo veramente tutti d'accordo, diciamo, questo Parlamento su questo, diciamo, ha la stessa visione del dramma che sta, diciamo, passando lo sport italiano. Lo sport italiano è rappresentato da oltre 70.000 associazioni e lei proviene, il suo successo, le sue medaglie, il lustro che ha dato al Paese, nasce proprio da una società importantissima nell'ambito della scherma, ma di un comune che sicuramente non è una metropoli universale. Quindi la dimostrazione di come sono le società sportive, nel caso la sua società di Iesi, è importante per la promozione dello sport. Lei è diventata campionessa, ma ci sono decine e decine di ragazzi e ragazze che hanno avvicinato quel meraviglioso sport che è la scherma, non per forza dovendo diventare dei campioni. Bene, queste 70.000 associazioni ed oltre, c'è anche, diciamo, l'ipotesi
che il calcolo possa essere addirittura vicino alle 100.000 associazioni, hanno sostituito lo Stato negli ultimi 30 anni, hanno sostituito lo Stato non nella formazione solo dei campioni, ma nel concedere e consentire ai cittadini attività motoria. Lo sport non lo si fa l'attività motoria nella scuola, l'attività motoria non lo si fa sulle spalle dei comuni che non hanno i soldi o non hanno tutto sommato la vocazione di poter garantire politiche dello sport e quindi dell'attività motoria, e negli anni, nella storia, sono state le società sportive fatte da dirigenti, fatto da volontariato sportivo, che con istituzioni senza fine di lucro si sono adoperato per colmare questa carenza. Queste società sportive, lei lo sa, sono arrivate al cospetto della crisi pandemica già sotto stress. Non sono società profittevoli, una società senza fine di lucro non ha lucro, per cui già sta in galleggiamento, uso termini a me simpatici, soltanto se le entrate corrispondono alle uscite, cioè che le uscite non le superino. Bene, tutto questo già nel passato era veramente estremamente delicato. La pandemia ha creato il dramma più totale. I provvedimenti che sono stati presi nel contesto socio-economico di grande crisi, dove i soldi sono quelli che sono, non possiamo strumentalizzare, la coperta è corta, copri la testa, scopri i piedi, scopri la testa, i soldi sono quelli a disposizione. Quindi non è sicuramente mio compito, del mio gruppo, fare polemica o speculare circa alcuni settori hanno avuto di più, altri settori hanno avuto di meno, ma certamente gli impianti sportivi su cui le società sportive svolgono attività a vantaggio dei cittadini per nome e per conto in sostituzione dello Stato sono ormai chiusi da oltre un anno. Sono chiusi da oltre un anno. Non hanno capacità economiche, finanziarie per poter accedere facilmente a credito, fare debiti, perché sono già indebitati. Mollicone prima, mio collega, ha sottolineato come anche dal punto di vista economico lo sport è funzionale al nostro PIL. Ci sono dei dati che addirittura fanno superare il 3-4% del PIL se ci si rivolge anche alle attività collaterali che si muovono attorno allo sport. Quindi è un problema di carattere non soltanto fisico e sanitario, è un fatto anche di carattere economico. Bene. Io sono convinto che se non c'è un intervento chiaro, dove il consenso che io ho visto anche oggi in quest'Aula sulla necessità di sostenere lo sport non si traduce in fatti, non si traduce in cose, non si traduce in soluzioni, io credo che lo sport italiano finisce. E non solo non avremo Valentina Vezzali in futuro, e tutto sommato qualcuno potrebbe dire chi se ne frega, nel senso la Formula 1 non è indispensabile, ma il problema più grosso, ovviamente io non sono d'accordo, il problema più grosso è che non solo non si potranno preparare, formare coloro che hanno delle doti, delle capacità, una volontà o delle possibilità, o che la natura le ha premiate e che la dedizione ha premiato le proprie capacità, ma qui si ferma l'attività motoria dei cittadini italiani. Le palestre nelle scuole non ci sono, io non so quante piscine sono all'interno dei plessi scolastici, quindi significa che sia l'impiantistica pubblica che quella privata è gestita da società sportive e non ce la fanno andare avanti con questo ritmo. Oggi tenere aperta una piscina o una palestra, un campo di calcio di alcune dimensioni sono decine di migliaia di euro al mese, se non addirittura centinaia per gli impianti più grandi. Se io parlo di piscine, oggi una piscina può avere 5-6 mila metri cubi d'acqua da tenere calda. Quindi su questo argomento io, e vado a concludere, caro sottosegretario, colleghi, passiamo dalle dichiarazioni di intenti, dalle chiacchiere che spesso e volentieri caratterizzano gli interventi nostri, se non li portiamo a conclusione con dati precisi, con decisioni precise. Noi abbiamo un'opportunità, che è il prossimo provvedimento che riguarda i sostegni, non arriverà qui, arriverà al Senato, però su questo è una sfida che non possiamo mancare. Se noi la facciamo mancare non avremo soltanto la mancanza di campioni o campionesse, ma noi avremo sicuramente una cittadinanza
che per i prossimi 2-3 anni non saprà dove andare a fare attività motoria. Su questo io credo che noi non possiamo prenderci la responsabilità. Risolto il problema del Comitato Olimpico Nazionale e dell'autonomia attraverso una propria pianta organica, affrontiamo a piedi uniti un problema drammatico, perché è in gioco la salute, la psiche, la voglia di stare, diciamo, in mezzo alla gente, e che in questo momento sta penalizzando non soltanto i giovani e i ragazzi, ma ancor di più, e questo è grave, anche, diciamo, i cittadini più anziani. Quindi, caro sottosegretario, arriva in un momento sicuramente complicato. Lei, diciamo allo sport e al combattimento leale su una pedana già ha dimostrato come è, diciamo, volitiva per arrivare, diciamo, al risultato. Penso che su di lei dovrà assolutamente, diciamo, convergere la volontà di tutte le forze politiche affinché si arrivi a una soluzione. E la soluzione è fare in modo che ci siano risorse, che ci siano attenzioni pratiche e materiali ed economiche affinché questo mondo meraviglioso che sta in piedi per miracolo non perisca definitivamente.